Oh mio Dio, oh mio Dio. Ma però che cosa c'è qua? Ciao. Come va? Sono terrorizzati perché io faccio i vlog. Umberto e i suoi video. Siamo a Gorgonzola. Siamo a Gorgonzola e siamo a Gorgonzola. Ed è una bellissima giornata a sole. Meno male, non meno male, nebbia, guardate lì. Guardate lì che sole. Hai visto? Non c'è la nebbia, ecco. Non è come si dice che a Milano, a Gorgonzola c'è sempre la nebbia. Non schifiamo il nord perché dite che c'è la nebbia, perché è bellissimo. Soprattutto Gorgonzola, perché è gorgogliosa. Gorgogliosa esiste come termine, ho inventato un nuovo termine, come petaloso nel dizionario della crusca. Petaloso. Gorgoglioso. È il nuovo termine che si usa solo a Gorgonzola, però. Gorgoglioso. Oggi stiamo andando. Stiamo andando a fare un giro sui Navigli. Andremo al centro commerciale. Bello, la Corte Lombarda. Guarda, Luigi è molto simpatico. Sì, perché noi siamo mai fermi, siamo stati a Milano, poi siamo stati a Napoli, Deborah è stata a Napoli, poi noi siamo andati a Milano a rompere il e poi cavolo. Ci sarà anche la... Siamo arrivati alla Corte Lombarda. Ciao ragazzi, la Corte Lombarda nasce nel contesto di Bellinzago Lombardo. E stiamo andando nei negozi a fare un giro, insomma, andiamo a vedere cose tecnologiche. Andiamo al giapponese. Siamo di fronte cinese. Più giapponese cinese. Mishi Mishi che sta qua alla Corte Lombarda. Sto arrossando dentro di me. Già abbiamo mangiato tanto. Io sto mangiando una cosa tipicamente cinese giapponese. Tortellini, panna, prosciutto e piselli, fantastico. Sono buonissimi, oh, ragazzi, i cinesi e i giapponesi cucinano troppo bene, troppo italiano, strano. Però è una figata, guardate qui la roba che passa. Chi è? Prende, mangia, mangia. Avete presente il cartone animato, i cartoni dei giapponesi tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece anche, dove mangiano tipiche cose giapponesi cinesi e si fanno le ciotole. Così salgono sempre di più. Luigi mi è passato una patatina sull'orecchio. Gamberetto così. Sembra che sta facendo i fanghi. Non posso non farmi una foto con Cucu Panda. Quanto è bello. Che stanno facendo sti due? I scemi. Ma non ho parole. Vogliamo uno specchio così mentre lo facciamo? Che dito, fa schifo, era questo collo, sesta mai. Dai, togliete! Ma non mi vogliono nemmeno. Comunque abbiamo finito di mangiare al ristorante Giappo. Siamo venuti in questo grande magazzino di magliette e cose varie che prende tutto abbastanza a poco, quindi. Hanno detto che io compro sempre le stesse cose, sempre bianco, nero con le scritte, ma mi compro sta tuta, che è tutto intero, e che dite, me la prendo? E il negozio è tutta roba bianca e nera, non è colpa mia. Queste mi piacciono. Che dite? Però in compenso abbiamo preso una cosa per il gatto Freya. Questo coso che la pallina gira dentro e lei si esaurirà perché non la prenderà mai e mai. C'è la famosissima maga Amelia che ha trasformato anche Tom Hanks da piccolo nel film Big. E adesso vediamo cosa succede. Bellissimo. Adesso vediamo cosa succede. Cosa mi dirà Amelia? Metterò l'euro qui dentro. Come spendere bene i soldi? Aspetta, mi è rimasto l'euro là dentro. Amelia! Amelia! Non mi fare sto scherzo, Amelia. Certo. Cosa ti riserva in futuro? Io posso rivelartelo. Oh my god. Perché non muove le labbra e parla, ragazzi? A me mi fa. Perché è una maga. Ah, ok. Amelia mi sta facendo fisso. Amelia. Allora, c'è scritto 1 euro, 2 per 50. Forse non prende l'euro e prende 50 centesimi? Aspetta, però Amelia si è fottuto, 1 euro e 10. No, basta Amelia, non ti proverò. Ciao, ti ho fottuto. Stiamo camminando, abbiamo fatto 8000 passi al momento sul contatore dell'iPhone, quindi siamo molto 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 stanchi, però torneremo a piedi sui Navigli per tornare a casa. Ci sono, quanti chilometri sono per arrivare a casa? 4? 4? No, di più.
5. Comunque sui navigli torneremo a piedi e ci divertiremo. Adesso però voglio andare da Coimport a vedere le cose di casa, un po' shabby, un po'. Andiamo a fare shopping senza soldi. Ciao! Fantastico. Andiamo alla saga di Trucazzano. Ma forse Trucazzano è un paese. Allora siamo all'Eurospin. Eurospin è una figata perché spesso molti youtuber fanno un sacco di vlog sulle recensioni dell'Eurospin. E devo dire, in verità, è una figata. Un sacco di cose fighe. Cos'è che fa il carbone attivo? Ce lo spieghi? Fa fare meno gas. Perché in realtà ne fa fare di più. Lo vogliamo comprare? Cioè è da sempre conosciuto per le sue capacità adsorbenti. Adsorbente, questo è l'essenziale. A cui viene sottoposto per aumentare la porosità. Vivi e diet. Utile per la riduzione dell'eccessiva flatulenza che si può formare dopo il pasto. Allora, siamo... Non so se avete notato i brillantini sul cappello del signore, forse non se ne è accorto. Però aveva i brillantini sul cappello il signore Debbie. Allora siamo pronti per affrontare questa avventura. Avviatevi, vi raggiungo. Abbiamo deciso di tornare a piedi sui navigli. Una 5 cosa... chilometri. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa. Vadi, contessa. Vadi. Perché stiamo andando tipo dentro? Ma cazzo, stiamo sbagliando stato un'altra fottutissima volta. Ma ci buttano pure sotto, Debora. Va bene, ci proviamo. Ciao. Dopo. Non so come arriveremo a casa, ma arriveremo. Ho appena fatto un rutto. Ti pare che questo possa interessare? Secondo me sì, no. Ai ravioli al vapore. Debba, se mi metto davanti a te così non ti riprendo. I miei amici sono cattivi e non si vogliono far riprendere. Perché gli altri amici degli altri youtubers si fanno riprendere? Minchia, sono in tutti i tuoi video, non posso riprendere. Comunque allora, siamo nemmeno a metà strada. Siamo sui navigli, come potete quarto. Vedere, a un quarto. Ed è bellissimo, guardate questo paesaggio. Sì. Luigi, qua c'è una musica che solo tu puoi fare. Ecco. Sì. Oh, ci citeranno i copyright per aver usato la colonna sonora di Jurassic Park. Ce la possiamo fare. Tra l'altro ieri faceva un freddo, oggi non so, 28 gradi. Bah. Così, estate ragazzi, estate. Tanto è appena uscito il nostro video. E appena uscito il nostro video rischia il gusto challenge proprio con loro due, questi due qua dietro. E la gente ci sta contattando su WhatsApp perché stanno con le lacrime agli occhi. Vogliono il vomito di Luigi in un barattolo. Se non l'avete visto, andate a vedere qui. Se Deborah mi ha detto che devo aprire la telecamera adesso perché siamo in mezzo alla foresta. E questo è tutto dritto, fino a casa di Deborah. Luigi, quanti passi abbiamo fatto oggi? Circa 9 km. Ma i passi? Ok, buono, obiettivo giornaliero raggiunto, ragazzi. Luigi, vuoi salutare qualcuno in questo video? Sai che li guardano tutti, anche sì, tua mamma, tua sorella. La regina Elisabetta. Sicuramente mi starà seguendo, grazie. Luigi, vuoi salutare tua mamma e tua sorella che ci guardano? Ciao mamma, ciao sorella. Ciao Valeria. Ciao Martina, Anna. Ciao a tutti. Ciao Mattina. Ma ciao Freya. Ciao. Oh, guardate che barra. Guardate Luigi vuole finire il video, ragazzi. Finché non lo dico io, questo video non finirà, Luigi. Umbido, sai che succede se premi quel tasto sopra a destra? Quale? Succede una cosa bella. Quale? Se premi il tasto a destra dell'iPhone. Ah, vaffanculo Luigi. Si spegne. Ragazzi, non vogliono farmi riprendere. Uffa. Io voglio degli amici. Guarda, che sono youtuberisti. 4 chilometri, ce la faremo. Chiappe d'acciaio. Ne voglio un paio. Chiappe d'acciaio. Ne voglio un paio. Voglio una lipo. Lipo. Voglio una lipo. Adesso siamo in un buco. Siamo in un tunnel e Deborah sta facendo pipì sotto. E ha voglia di chiamare la famiglia oggi, ha detto. Sto chiamando il mio papà. Ciao papà di Debbie. Se mi risponde. Ma che fa da me? Luigi, non è finito il video. Questa è una cosa fighissima, per esempio, che vorrei anche tanto io giù a Napoli. Dove i graffiti?
Abbiamo i graffiti, dai. Ce li abbiamo anche a Napoli. Vabbè, fanno un po' schifo questi graffiti, sono vecchissimi. Questi li abbiamo anche a Napoli. Mio padre non mi risponde. È un mistero. Guarda la faccia di Deb. Ci siamo fermati, abbiamo tolto le scarpe, fantastico. Piedini respirate. Biro, 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 biro. Era un piede di un alieno che parla una lingua strana. La gente passa, la gente va. Luigi sta lì. Hello from the other side. E Deborina sta qui. Oh, che figata. Adesso devi mettere le mani nell'acqua. Io devo pucciare i piedi, veramente. E poi come te li asciughi, Deborah? Non me li asciugo. Oddio. Sei proprio seduta, ragazza. Luigi! Io sto pucciando i miei piedi. Tatta, ratatta. Adesso avrò il culo tutto sporco. Oh, madonna, ragazzi, è fichissima, è freddissima. La faccia di Luigi depresso e devi andare in bagno. Sta suonando. Luigi, stati fermo. Luigi, fermo. Che stai facendo? Guarda. La faccio inondare. Che cosa devi fare? Devo. Ti apri. È troppo tardi per te. Ciao a tutti, sono il Clio Debbie 85. Che cos'è? Che cosa ti... Mi hanno fatto la cacca, guarda! Ma che cazzo c'è? Oh mio Dio, oh mio Dio! Ma però che cosa c'è qua dietro? Pulitemi! Ma dammi un fazzoletto! Pulitemi! Allora, Deborah, siccome sta candidando alle elezioni come sindaco di Gorgonzola, mi ha chiesto, riprendi la chiesa, vedi che bella! E io la riprenderò. Eccola lì. Protasio e Gervasio, ma è venuto. Eccola lì, è venuto come il nome, quindi ti puoi candidare, Deborah. Sì, adesso mi candiderò. Sul Naviglio, che è una figata. Uno stipendio a vita. Cioè, sindachessa. La sindachessa. La sindacessa. La sindaca. Sto scherzando, ragazzi. È sempre sindaco. Non so se lo vedete bene, ma è una figata. Troppo bello, poi sul fiume. Ragazzi, comunque, se ve lo state chiedendo, noi abbiamo fatto 15.000 passi. E la batteria del telefono ci sta abbandonando. Acchiappatevi! Ma non è finito il video, ragazzi, ma ancora! Comunque io vi consiglio di venire a Gorgonzola nella vostra vita almeno una volta. No, non sto scherzando, perché ha un paesaggio... Sembra quasi di stare in un paesino stile Amsterdam, però meno caotico. A me piace un sacco Gorgonzola, non ha molte cose a livello. E stiamo facendo la pensata di venire a vivere qui. Sì. Deborah sarebbe felicissimo. Bellissimo, ragazzi, guardate il ponte, la quiete, la gente che è rispettosa della propria città, è tutto bellissimo, fantastica. Questa è l'abbazia di Westminster a Gorgonzola. Ce l'abbiamo fatta! Sì! Siamo arrivati a casa di Deb, che abita in questa fantastica via. Ragazzi, è uno spettacolo fare tutto questo a piedi. E adesso, aspetta, è rosso, non possiamo attraversare. Ha salutato questo? Sì, salutiamo, non ci vediamo. Deborah ha incontrato una sua vecchia fiamma. Daniele, ma lo vedrà? Non penso. Cancello. Ieri sera ci siamo drogati. Di più, come si chiamano le figlie da Deb? Valeriana, roba per dormire. Roba per dormire. Io no, non sono drogata. Che abbiamo problemi a dormire. Anche Luigi si è presa. Guardate, Luigi sta morto. Non ci siamo ancora svegliati, nonostante il caffè. Abbiamo preso la metro e stiamo andando dalla nostra amica Laura. Ciao Laura, aspettaci. Ti
siamo tornati dopo aver mangiato a casa di questa signorina qui alle nostre spalle. Ciao Lara, saluta i miei fan. E abbiamo anche preso per strada una persona, così l'abbiamo trovata. Ci ha presi, anzi non lui ha preso noi per strada, guardatelo, lui è Nick. Ciao. E ci ha portati all'idroscala. Andando nella casa horror, attenzione ragazzi. Pronti? Siete pronti? A destra ragazzi, io non vedo un cazzo. No, no, ragazzi, dammi la mano, datemi la mano. Raga, perché mano. Io devo entrare? Aspetta, c'è un muro, ma dove cazzo? Oggi già come schermo, ma aspetta, ragazzi, c'è una porta. Ti vengo a cercare. Ragazzi, c'è una porta. Ti vengo a cercare da morte. Cos'è? Ma stai di qua! Di qua! Cazzo! Seguiamo le luci, ragazzi! Gli ultimi muoiono sempre! Carina! Ma che faccio? Dove vado? Magari su. Ma che cazzo è? Sto toccando. Non lo so. Cos'è? Non lo so. Ok, questo. C'è gente. Qua è tutto chiuso. No, no, l'altra porta. Dai che viene la claustrofobia. Qua dentro. Ocio! Ora scoppia la porta. C'è una freccia. Gira. Sì, ma cazzo, una lucina di merda, non anche niente a fare. Sì. Oh cazzo. Pronti? Oh mio Dio, che ti cerchi. La prossima è più tragica, raga, lo sapete, vero? Ma chi è questo? Laura, tutto a posto? Ma io sto cadendo all'interno. Ma ce la fa sto coso? Oh Gesù Cristo! Eccoci qua, siamo arrivati, sono abbronzato, si vede, sì, si vede. Ciao ragazzi, ciao Debbie, ciao Laura, ciao Nick, sì. Ciao Luigi. Ciao.
siamo arrivati alla chiusura del video, questo vlog finisce qui e tutti quanti insieme dobbiamo dirvi una cosina. Che cosa dobbiamo dire? Acchiappatevi! Ragazzi, un po' di sincro. Uno, prima così si fa, si prende il bacio e si lancia, okay? Ma non ci siamo, vieni più al centro. Io se lancio il bacio poi. Esatto. Laura, vieni più vicino a Luigi. Sto infracicato. C'è Siri che vuole partecipare anche. C'è Siri che deve dire acchiappatevi. Stiamo per chiedere a Siri di portarci alla metro. Che cos'è sto traffico? Siri, portami a Lambrate. Mi dispiace, ma non sotto. Ma come? Dov'è? Ma non so. Dov'è? Acchiappatevi.